Questi, che sono massi, diventano scogli non appena toccano l'acqua. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Le parole hanno un significato, raccontano, spiegano, hanno una storia dalla quale dobbiamo prescindere, della quale dobbiamo tener conto. Nel famoso discorso Cratilo di Platone si cerca proprio di capire qual è l'origine delle parole e perché il fiume si chiama fiume, perché una sedia si chiama sedia, perché un sasso si chiama sasso. Quello che sta accadendo, temo, è che stiamo svuotando di significato le parole. Stiamo prendendo le parole, togliendo l'anima e usandole poi come ci fa comodo, come se prendessimo una sedia per mettercela in testa. Sì, lo so che l'impressionismo diceva che ti puoi mettere in testa una scarpa e questo funziona, ma era una cosa talmente astrusa e bizzarra che poteva servire soltanto come gioco intellettuale. Con le parole è molto più rischioso. In un bellissimo episodio di tanti anni fa di Ai confini della realtà, ancora in bianco e nero, un uomo non riesce più a parlare con gli altri perché comincia a utilizzare i vocaboli in modo sbagliato. Il frullatore lo chiama dinosauro, per esempio. Non è forse questa Babele? Avere parole diverse per dire le stesse cose e usare le parole in modo che gli altri non riescano più a comprenderci? Ma forse è proprio quello che stiamo facendo. Abbiamo preso le parole, quelle più essenziali, libertà, verità, felicità, per citarne alcune, e abbiamo spremuto fuori il loro senso corretto per metterci dentro quello che ci faceva comodo. E alla fine non ci capiamo più. Che cosa vuol dire amore? Che cosa vuol dire felicità? Quando sei felice? Quando pensi di essere veramente libero? Bisognerebbe tornare a riprendere il significato originale delle parole. Perché è vero che i termini possono scivolare verso nuovi significati, ma non quando, facendo così, vanno a negare la loro essenza, la loro realtà ontologica. C'è chi sta facendo lavori egregi, come Federica, per esempio, sul campo delle parole e del linguaggio, e non è l'unica. Che cosa possiamo fare per recuperare il significato delle parole e quindi forse anche della nostra vita? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.